Posso dire che ho ritrovato parte della squadra dei funzionari che c'erano quando ho ricoperto l'incarico di vicario qui, anche funzionari nuovi, quindi con loro sono sicuro che faremo un ottimo lavoro e cercheremo di dare alle persone, ai cittadini di Savona e anche ovviamente ai turisti che triplicano forse se non di più la popolazione in estate la sicurezza che meritano. Io ho sempre detto e sostengo che le persone si devono sentire sicure sia nelle loro abitazioni che in strada. Faremo tutto il possibile. Per quanto riguarda Savona, ecco, non ho ancora diciamo, studiato la situazione della criminalità perché sono arrivato appena ieri, però saremo pronti a dare risposta a qualsiasi situazione. A proposito di quello che ha detto, lei in conferenza stampa ha usato una frase molto precisa: noi dobbiamo dare sicurezza, non venderla, darla. Allora, assolutamente, perché vendere sicurezza si può vendere anche dando fumo, facendo delle operazioni, diciamo, di pubblicitarie. Io amo la concretezza. La concretezza è che noi dobbiamo veramente far sentire, perché spesso l'insicurezza è percepita più che effettiva, perché ci sono delle situazioni nelle quali la gente si vede circondata da soggetti particolari, da situazioni particolari, da eventi particolari e allora non la percepisce questa sicurezza. Noi dobbiamo cercare di far sì che sia effettivo il senso di sicurezza. Va bene? Una delle criticità su quale si è concentrato è legata alle truffe per gli anziani, un'altra tematica che qua ben presente anche nel Savonese purtroppo. Sì, purtroppo soprattutto nelle regioni del nord, del nord Italia, ma credo che sia un fenomeno ormai purtroppo nazionale, le truffe agli anziani che sono un crimine aberrante, io dico aberrante perché veramente prendono di mira le persone più indifese, ci sono persone che non li denunciano questi crimini per vergogna, perché è persone che praticamente poi vanno anche a lasciarsi morire per la vergogna di aver subito questo tipo di truffe, quindi chi truffa gli anziani è veramente una persona abietta. E noi dobbiamo metterci tutte le nostre forze per combatterli. Altro argomento che ha toccato durante la conferenza stampa sono le violenze di genere. Violenze di genere che lei ha notato anche dove stava svolgendo prima il suo lavoro, hanno aumentato anche la denuncia dopo i fatti avvenuti con Giulia Cecchettin e questo dimostra che c'è più consapevolezza, ma anche molto lavoro da fare. Sì, la presenza di nuovi strumenti normativi, quindi delle ultime innovazioni normative risalenti al 2023 e anche di nuovi strumenti per il questore, come l'ammonimento, oltre alla consapevolezza che viene da quello che purtroppo sentiamo tutti i giorni, perché è chiaro che non si può rimanere indifferenti, no? Come non rimane indifferente l'opinione pubblica a quelli che sono questi delitti efferati, anche chi subisce questo tipo di violenze prende consapevolezza che si può e si deve denunciare. Quindi, diciamo che sia la presenza di un maggiore appoggio da parte della legge con le nuove norme, sia la nostra presenza con la trattazione immediata fatta da specialisti del settore di questi casi e sia la consapevolezza data da questi movimenti che stanno nascendo, diciamo che anche il papà della povera Giulia Cecchettin ha dato un grande impulso quando ha detto di denunciare queste violenze, stanno facendo sì che aumentino. Quindi non si può parlare di un aumento di casi, ma di un aumento di denunce, che è anche positiva questa cosa perché consentono di agire di conseguenza.